Elezioni al più presto è quanto chiedono i 5 Stelle e Grillo a sorpresa propone di votare con l'Italicum anche per il Senato. Ora ci troviamo con due leggi elettorali tra Camera e Senato molto diverse. La nostra soluzione è applicare la stessa legge al Senato su base regionale. Così una nota sul blog di Peppe Grillo. Un Italicum corretto è sufficiente aggiungere alcune righe di testo alla legge attuale. Stiamo già lavorando alla bozza che presenteremo a breve in Parlamento, spiegano i 5 Stelle. L'Italicum non esiste più perché grazie ai nostri ricorsi la Consulta ne esprimerà il vaglio di costituzionalità, certamente ne boccerà alcune parti, dimentichiamoci dell'Italicum, sarà una nuova legge elettorale della Camera e noi chiediamo che venga applicata anche al Senato, questo per andare a votare subito per non bloccare il Parlamento ancora per un anno e mezzo. L'Italicum raddoppiato, sostengono i 5 Stelle, dovrà recepire anche le indicazioni che presto arriveranno dalla Consulta, quindi si sciolgano le Camere e si vada alle urne. Per rimaneggiare la legge elettorale, secondo i grillini, non occorre né un governo tecnico né un governo istituzionale. Gli italiani hanno espresso già una loro opinione sulle politiche del governo Renzi e del Partito Democratico, quindi è chiaro che in questo momento gli italiani hanno bisogno di risolvere i problemi reali, a quello che dobbiamo pensare, e il passaggio democratico delle votazioni non è più rinviabile. Con la vittoria del no ha perso l'arroganza al potere, commenta Di Maio, annunciando che il movimento è già al lavoro per la formazione del programma di governo e del futuro esecutivo dei 5 Stelle. E poco fa anche la